tanto fa uso di questo giropalla, ha analizzato questo dettaglio. Sì, noi siamo una squadra che ci piace giocare a calcio, quindi anche noi utilizziamo il giropalla che poi è la risorsa necessaria per andare a cercare gli spazi per attaccare la profondità, per creare disequilibrio nella squadra avversaria. Quindi ci vuole personalità per farlo, ci vogliono giocatori, ci vuole la volontà della squadra di applicare questo in campo, però ecco, a noi piace farlo e ho visto che anche al Taranto piace farlo e lo fa con una certa efficacia. Quindi sicuramente domenica potrebbe essere una bella partita da questo punto di vista. Un'Aprilia in difficoltà, mister, ultimo posto in classifica e qualche sconfitta di troppo rispetto alle aspettative della vigilia. L'Aprilia sì, è in difficoltà per quanto riguarda, per quello che dicono i numeri e le aspettative della vigilia, non so da quale punto di vista potevano essere fatte, non so se Beh, non da ultimo posto, non erano non da ultimo. so. Non so giù in Puglia cosa, che notizie arrivano dell'Aprilia, ma l'Aprilia è una squadra giovanissima che lo scorso anno è rinata dalle ceneri della retrocessione Lega Pro grazie al nostro presidente che ha puntato tutto su quello che era il settore giovanile, l'ha portato totalmente in prima squadra e lo scorso anno si è fatto benissimo, ma in una realtà molto differente da quella che è questo girone che stiamo affrontando quest'anno. Quest'anno stiamo riproponendo la nostra idea, quindi solo con il Dardò siamo andati in campo con 6 under dall'inizio, tra cui un 98 negli 11 titolari. Prima sentivo parlare insomma di togliere un under e mettere un under, noi questo problema non ce lo poniamo mai, non ce lo siamo mai posto, è la nostra filosofia, quindi ci può stare in un percorso di ricerca di un obiettivo che è quello della salvezza, ci può stare soprattutto per una squadra che non è abituata a giocare su certi campi, a vivere certi climi, ci può stare magari un inizio non così favorevole, ma noi non abbiamo mai avuto altro obiettivo che la salvezza, continuiamo ad averlo e continuiamo a perseguirlo con tutte le nostre forze, lavorando tutti i giorni su quelli che sono i nostri principi. E siamo convinti che questa alla lunga verranno fuori e basteranno e ci serviranno per ottenere il nostro obiettivo. Senta, mister, del Taranto, che cosa sa, che cosa teme e come preparerà questa partita? Il Taranto ha avuto il piacere di vederlo lo scorso anno a Viterbo nella gara dei playoff, in cui c'era qualche giocatore che ancora oggi è presente, c'era il mister con la sua idea di gioco. Certo, abbiamo la possibilità, abbiamo visionato e stiamo visionando diversi filmati perché noi siamo abituati a preparare le partite, a prepararle in un certo modo, quindi per non farci cogliere alla sprovvista dagli avversari e per poter disputare al meglio la nostra gara. E sicuramente arriverà ad Aprilia una squadra importante con giocatori importanti, tra cui dal mio punto di vista su cui tutti emerge Genchi, perché lo dicono i numeri, lo dicono i fatti, è un giocatore che spesso all'interno di una partita sa essere decisivo, ma senza nulla togliere a Panbianchi, che è comunque un difensore che reputo importantissimo, a Marsili nel cuore del centrocampo, quindi è una squadra, il Taranto, importante, la rispettiamo, sia come individualità e sia per il gioco che ha espresso e sa esprimere in campo. Noi contrapporremo le nostre armi, così come abbiamo fatto con tutti. Ripeto, anche se i numeri non ci stanno dando pienamente ragione, sappiamo che magari in queste prime giornate, per quello che abbiamo espresso, avremmo meritato qualcosa di più. Non ci piangiamo addosso, ci rimbocchiamo le maniche ogni giorno con la nostra spensieratezza e con le nostre qualità, continuando a lavorare. Questo è il nostro credo, è il credo della società, è il credo dei ragazzi. Non è facile lavorare in queste condizioni, ma noi lo facciamo quotidianamente e crediamo in quello che facciamo. Mister, la cosa più apprezzabile delle sue parole è proprio questa. Vedremo quindi un'Aprilia che giocherà col suo credo, con la propria identità, senza rinunciare appunto al gioco, alla capacità di creazione.
Ma noi lo abbiamo fatto costantemente, ripeto, abbiamo incontrato domenica scorsa il Nardò e probabilmente è stato uno dei risultati a livello numerico più bugiardi che è presso la stagione, ma questo ce l'hanno riconosciuto anche i nostri avversari, hanno riconosciuto la qualità di quello che abbiamo espresso in campo, abbiamo avuto diverse volte l'occasione di chiudere la partita, ripeto, questo nonostante scendendo in campo con un intero centrocampo di under, nella linea difensiva un ulteriore under, con una squadra probabilmente la più giovane che è mai scesa in campo in questo campionato, ma con tanta personalità, con tanta qualità, con tanta applicazione, e ecco, magari poi c'è stato il colpo decisivo nella partita, Malcore ha messo all'interno della partita due colpi importanti e l'ha decisa a favore del Nardò, e noi magari siamo in questo siamo un pochino meno bravi, un pochino meno fortunati, magari nei momenti decisivi non riusciamo ad essere cinici al punto di portare la gara dalla nostra parte. Su questo possiamo migliorare, dobbiamo migliorare, magari spendiamo tanto dentro la partita e qualche cosa la paghiamo in zona realizzativa, però i ragazzi stanno dando tutto come sempre, e quindi daremo tutto con il Taranto, daremo tutto dal punto di vista del gioco, perché comunque a noi piace sempre giocare, piace giocare in faccia all'avversario, piace giocare con l'avversario, e quindi sicuramente immagino che sarà una bella partita, ma il Taranto dovrà sudare molto ad Aprilia.